Sindaco, buongiorno. Ci sono novità a Pantelleria, soprattutto per quanto riguarda il punto nascita? Buongiorno a tutti voi e grazie della possibilità che date all'Isola di Pantelleria di comunicare eventuali situazioni. Allora, per quanto riguarda il contagio, al momento continuiamo a stare, diciamo, a casi zero al momento, quindi si continua questa strada. Per quanto riguarda il punto nascita, siamo in attesa degli intendimenti della Regione. Dopo aver tolto tutti i dubbi col Ministero e col Comitato Percorso Nascite Nazionali, i quali sono d'accordo, quindi danno parere positivo alla deroga, purché la Regione rispetti l'accordo Stato-Regione del 2010, quindi noi siamo qui solo in attesa dell'apertura del punto nascita da parte della Regione, che insieme all'ASP di Trapani devono prendere tutte le dovute, diciamo, accortezze e rifar partire il punto nascita. Quante sono attualmente le sue concittadine in procinto di partorire? Diciamo, nel mese di maggio e quindi quelli che già sono in partenza programmata la 36ª settimana sarebbero 8 mamme. Di queste 6 al momento a basso rischio, quindi che potrebbero partorire tranquillamente a Pantelleria. Quindi diciamo sul nostro punto nascita potrebbero partorire 6 mamme, 2 invece già è programmato il parto fuori perché hanno delle patologie per le quali non si può chiaramente fare un parto sull'isola. Ecco, c'è notizia stamattina di un suo concittadino il quale ha scritto al vescovo Mogavero perché per ogni nascita a Pantelleria vengono suonate le campane della chiesa. Noi, guardi, l'anno scorso festeggiavamo ogni nato a Pantelleria, portavamo i fiori alla mia mamma e facevamo gli auguri alla famiglia per il nuovo arrivato. Questa era una consuetudine che ci avevamo presi io e il vice sindaco di andare a trovare la mamma per la nascita. Noi questa richiesta bene, però al momento possiamo dire solo per i nati, per i panteschi nati fuori dall'isola, il suono delle campane.